certo, perché la gente poi finalmente comincia a capire le cose importanti. Ed è giusto che quando uno ha capito si incazzi. Oggi noi ci dobbiamo incazzare per questa truffa, perché ci siamo talmente abituati che quando io ho detto queste cose, ma Auriti parla di un'utopia, una cosa così. No, perché adesso c'è il disegno di legge. E siccome abbiamo dimostrato che spetta al cittadino questo diritto alla sua parte di moneta, perché la moneta è creata nel suo valore dai cittadini, è giusto che sia così. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? 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 Pronto, sento, parli. Mi sento. Senta, sì. ma la moneta si prende in funzione di un lavoro di un lavoro prestato. Allora praticamente che siamo un popolo di handicappati, che siamo tutti assistiti in Italia, capito? Sì. Ora, la moneta si dà in funzione di un'opera prestata, oppure di una merce predata in uno scambio. Se si dà così gratuitamente, sì, significa che nessuno lavora più. Quindi è un'utopia, è una iniziativa così che vuole rivoluzionare un sistema di per esempio la parabola dei tre talenti, secondo lei che cos'è? Parabola? Che la parabola dei tre talenti è un insegnamento che praticamente ognuno deve darsi da fare per potersi, per produrre, è un senso di produzione. Va bene, non ho reso l'idea. Sì, se posso questo rispondere. Denaro si ottiene praticamente... Già hai detto, sei altro, ho capito. No, allora non lavoriamo più, che cos'è? Per esempio l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, se si ottengono i soldi così non si lavora più. Come naturalmente tanta gente non lavora e prende i soldi, questo praticamente già esiste, una parte. Però praticamente l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Il lavoro viene retribuito e si ottengono i soldi. Va bene, quindi porta la domanda. Se lei vuol distribuire i soldi così gratuitamente, è un popolo di assistiti. Va bene, non ripeta quello che ha detto per cortesia, no, perché il tempo è limitato. Non so fare, se altre cose va bene, no, e io posso rispondere. Io adesso in linea. Non va mi bene, chiuda. Lei rimanga, però ascolti quello che io dico e non sì, interrompa. Sì, ho capito. Ecco, allora, quando io parlo dell'esempio della pepita d'oro, quando il cittadino prima trovava una pepita d'oro, se ne appropriava senza lavorare, perché l'aveva trovato la pepita, perché uno per fortuna trova la pepita e non mi indebito. Perché il banchiere acquista la proprietà all'atto dell'emissione? Perché presta. Quindi chi si appropria senza lavorare è il banchiere. Il banchiere diventa proprietario della moneta stampando e facendo stampare. Quindi chi si appropria del valore della moneta è chi la stampa. Primo. Secondo, non è vero che il valore della moneta nasce solo perché uno lavora. Io col lavoro che cosa creo? Creo l'oggetto che viene misurato, la penna. Io lavoro, produco una penna, produco un bicchiere, produco il microfono. Che cosa creo col lavoro? L'oggetto che va misurato con la moneta. E poi il valore della moneta è un valore che nasce per convenzione, senza lavorare, solo perché noi ci mettiamo d'accordo. L'unico lavoro che viene fatto quando si produce la moneta è il lavoro della tipografia. Allora io dico, io al banchiere gli voglio pagare il suo lavoro come tipografo. Allora tu prendi un pezzo di carta, vediamo, misuriamo il lavoro che fa la banca centrale che emette. Prendi un pezzo di carta, lo stampa al costo tipografico, dal 15 agosto del 71 la riserva non c'è più, quindi io prendo questo pezzo di carta, dopo che l'ho stampato, il costo qual è? Pochi centesimi. Questo pezzo di carta io, se lo devo dare a misura del costo e del lavoro che ho fatto, io devo far pagare il prezzo che si paga una tipografia. La banca centrale dovrebbe riscuotere in base al lavoro che fa solamente dei prezzi, dei compensi commisurati a quello delle tipografie. Se non che succede? Questo prende un pezzo di carta, lo stampa al costo di 10 lire o 100 lire, poi dice vale 200.000 lire,
vale 500.000 lire, vale 1 milione. La differenza se la mette in tasca il banchiere, perché quando ha stampato non è che dà, presta. Allora espropria in debita la collettività, cioè la truffa. Tant'è vero che io questo l'ho fatto, l'ho detto quando ho denunciato Ciampi e Fazio davanti alla Procura della Repubblica, e ho detto: io vi denuncio per truffa, falso in bilancio, associazione a delinquere, usura e istigazione al suicidio. Quando Ettore Torri, procuratore della Repubblica di Roma, mi ha chiamato, mi ha detto: professore, lei ha dimostrato l'elemento materiale del reato, ma anche il dolo, perché è stato sempre così. Allora che vuol dire è stato sempre così? Che questi dal 1694 prendono un pezzo di carta, lo stampano al costo tipografico, lo spendono, lo prestano al valore nominale e si mettono in tasca quello che prestano, perché prestare vuol dire diventare proprietari. Quando tu me lo restituisci me lo metti nel portafoglio, ecco gli azionisti della Banca Centrale che si mettono in tasca la rendita da signoraggio, cioè dei grandi usurai. E che lavoro fa il grande usuraio? Il tipografo. Se io devo pagare la banca, non è che devo pagare gli interessi, l'anatocismo, gli interessi sugli interessi ogni 3 mesi, come è stato dichiarato. No, io devo pagare il prezzo della tipografia. Allora, noi non possiamo più tollerare di essere trattati da imbecilli. Perché quando noi non abbiamo capito questa truffa, io lo posso anche ammettere, la buona fede, adesso no, perché adesso l'abbiamo provato. Io ho dimostrato, quando ho denunciato Ciampi e Fazio, l'attuale Presidente della Repubblica, quando era governatore, l'ho denunciato l'8 marzo del 93. E allora o devo andare in galera io per calunnia, o lui per i reati che io gli ho contestato, vie di mezzo non ce ne sono. Noi ci siamo stufati di essere presi in giro. E questo suo intervento mi costringe a ribadire queste cose, come io ho ribadito a uno studente, il quale è venuto da me dopo che gli avevo spiegato tutto, chi crede quello della moneta e chi l'accetta, non chi la stampa. Gli ho domandato: ma tu dopo che hai capito questo ti sei incazzato? Questo mi ha detto: no, professore, per carità. E allora non hai capito niente, l'ho bocciato. Per forza, perché vie di mezzo ormai non ce ne sono più. Noi abbiamo scoperto la teoria del valore indotto della moneta. La moneta ha valore perché, essendo la misura del valore, è anche il valore della misura, perché ogni unità di misura ha la qualità corrispondente a quello che deve misurare. Il metro ha la qualità della lunghezza perché misura la lunghezza, la moneta ha la qualità del valore perché misura il valore. Il valore della misura è come la lunghezza del metro. Il valore della misura è il potere d'acquisto della moneta, e questo valore nasce senza costo, perché il solo fatto che noi ci mettiamo d'accordo che lo abbia. Quindi non è il risultato di un'attività lavorativa, se non nei limiti della tipografia. Io il banchiere lo voglio pagare al prezzo tipografico. La differenza di valore va in tasca ai cittadini, non deve andare in tasca al tipografo. Perché ormai di queste cose noi ci siamo stancati. Le nuove generazioni non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione, se noi non sostituiamo la moneta debito alla moneta proprietà. Così come loro dal 1694 hanno sostituito alla moneta proprietà la moneta debito. Noi vogliamo dare una risposta. E naturalmente questa sceneggiata dice: io devo lavorare. Sì! Io sono d'accordo che bisogna lavorare, ma il cittadino, in aggiunta a quello che produce col suo lavoro, ha diritto anche a una quota del reddito monetario causato dalla convenzione sociale, perché è la convenzione sociale che crea il valore della moneta. E allora, vogliamo andare ancora più in profondità? Quando noi abbiamo capito che il reddito monetario di cittadinanza è un'integrazione di un diritto costituzionale. Il secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione parla dell'accesso alla proprietà per tutti. Il Pater Noster dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano, anche se non lavori, perché il vecchio, il malato, il disoccupato, il bambino, allora quelli non lavorano, non devono mangiare pane. Tu devi prevedere un reddito monetario
Io non dico che li devi fare la luna dentro al pozzo, per carità, non è che li devi rivestire d'oro, ma le esigenze fondamentali noi abbiamo il dovere di garantire, perché c'è una norma costituzionale che lo stabilisce. Il secondo comma della Costituzione, dell'articolo 42, dice: esiste l'accesso, la proprietà è garantita a tutti, il diritto alla proprietà dell'accesso alla proprietà per tutti i cittadini. Che vuol dire questo? Che ogni cittadino deve avere un diritto con contenuto patrimoniale, un minimo glielo dobbiamo dare per garantire la sua continuità vitale. Se no è inutile che parliamo della persona umana deve campare.